Ben ritrovati, seconda puntata del nostro video magazine. Anche oggi iniziamo con i gol del calcio dilettantistico giovanile comasco. Nel campionato di prima categoria a Cabiate va in scena il big match tra Cabiate e Castello. Nel primo tempo da segnalare un'occasione per parte. Prima è Castello andare vicino al gol, con un colpo di testa che finisce di poco a lato. Poi il Cabiate si fa pericoloso, ma un difensore del Castello salva sulla linea. Nel secondo tempo le due squadre si studiano ma non riescono ad affondare. All'ultimo secondo dell'ultimo minuto di recupero però è Ponti, che trova il colpo di testa vincente e batte un incolpevole occorso. Il Cabiate vince così 1-0 e resta solitario in vetta alla classifica. Per il campionato di terza categoria, girone A, si è disputato l'incontro fra Casnatese e Assese 2018, padroni di casa che sbloccano la partita su calcio di rigore, causato dal portiere avversario dopo un intervento non perfetto. Sul dischetto si presenta Marelli, che non fallisce. Il raddoppio arriva sul finire della prima frazione. Ottimo lavoro sulla fascia, scarico all'indietro per la corrente Nasato che la piazza nell'angolo con un colpo da biliardo. Il primo tempo si conclude quindi sul 2-0. Nel secondo tempo la Casnatese cala il tris, con un gol d'applausi del subentrato Bianchi, che insacca di tacco il cross dalla destra di Benzoni. Il 4-0 è firmato da Inghilterra, che sfrutta una buona combinazione tra Marelli e Baldinucci. Mentre il quinto gol, siglato da Fumagalli, non possiamo proporlo a causa dell'interferenza di uno spettatore nel campo visivo. Il match termina sul 5-0. La Casnatese si porta al primo posto con 10 punti, l'Assese resta a quota 4. Cari amici di eSport, per il consueto appuntamento con il campionato juniores vi proponiamo i gol di Como-Villa d'Almè, sfida valida per il girone B del campionato nazionale. Il Como parte forte nei primi minuti, ma poi cala progressivamente rendendosi protagonista di un pessimo primo tempo, e gli ospiti ne approfittano per andare in vantaggio con Vitali. Al duplice fischio il risultato è 1-0 per la Villa d'Almè, che a inizio secondo tempo riesce ad allungare le distanze con Scaini, che attacca bene il secondo palo e impatta di testa sopra l'avversario. Belloni tocca ma non riesce a deviare. Per il Como sembra notte fonda, ma a riportare la luce è Aliu, il migliore in campo, che sfrutta l'errore di uscita di Fiorona e lo supera con un pallonetto. Arriva anche il 2-2 sull'asse Cantele-Manfré, con il primo che vede e provvede il taglio del compagno che al volo batte Fiorona. Il Como spinge e cerca il gol del vantaggio. In una mischia in area Aliu viene trattenuto vistosamente, ma l'arbitro non concede il rigore. Rivediamo l'episodio al rallentatore. Arriva il triplice fischio finale. Le squadre guadagnano un punto a testa e si posizionano rispettivamente undicesima e dodicesima, con 5 e 4 punti. Per la quarta giornata del girone B degli allievi provinciali fascia A Como si sono affrontati il Novedrate e l'Alta Brianza, entrambe a metà classifica. Gli ospiti provano a farsi vedere con questo colpo di testa a lato, di non molto, da parte di Francesco Stile. L'azione più pericolosa della prima frazione di gioco è questa punizione da sinistra di Tommaso Valsecchi, deviata dal portiere sul piede di Gianmarco Ceppi, che spedisce il tap-in sulla traversa. A fine primo tempo siamo sullo 0-0. Nella ripresa Filippo Rossini sbaglia il tempo d'uscita, ma il giocatore ospite non riesce ad insaccare il gol del vantaggio. A pochi minuti dal termine è ancora Valsecchi a rendersi pericoloso, ma la sua punizione colpisce l'esterno della rete, dando l'illusione del gol. Al triplice fischio dell'arbitro la gara termina a reti inviolate e le due formazioni restano a centro classifica. Ora le tre mini rubriche.
classifiche, il gol più bello, la paratona e la tocco piano. Alla fine di ogni mese un ex giocatore di Serie A sceglie i più belli. Vediamo quelli di questa settimana. La paratona della settimana è di Belloni, che devia così sulla traversa un bel tiro da dentro l'area piccola. Andiamo a rivedere la prodezza. Il premio miglior gol di giornata se lo aggiudica Manfré, con questo gran destro al volo da dentro l'area. E per la rubrica La tocco piano, le azioni più divertenti della settimana. Ascoltiamo cosa ci racconta questa settimana l'ex campione del mondo e nostro opinionista Pietro Vercovud. Siamo con Pietro Vercovud a quest'altra puntata e qui parliamo di qualcosa che ti riguarda da vicino, i difensori. E sicuramente grandi problemi proprio anche in nazionale per la carenza di difensori e di situazioni completamente diverse dei tuoi tempi. Tu hai marcato i più grandi giocatori del mondo, Maradona ti considera il più forte difensore che abbia mai incontrato, però lo marcavi stretto, non gli davi un metro, un centimetro. Sì. Oggi invece cosa sta succedendo? No, allora è successo questo, che è passato... diciamo l'idea sbagliata che a giocare a zona non si marca, ma il concetto di zona vuol dire che nel settore di competenza tua si marca stretto, invece adesso si sta a 10 metri, ma 10 metri io che ho 80 anni, faccio l'esempio, no? Se mi dai la palla ti metto ancora in difficoltà, allora o si accorciano le distanze o se no l'avversario è facilitato a fare tutto quello che gli passa per la mente, può tirare in porta, può fare il passaggio dietro le spalle del difensore, può fare tutto quello che vuole. Lo sbaglio è stato anche che gli allenatori non hanno capito che comunque nella zona si marca, non si sta a 20 metri. Hanno cercato di restringere i reparti per far sì che avessero meno difficoltà, però venendo comunque a mancare i difensori questo non sempre riesce bene. E vediamo gli attaccanti avversari comunque che fanno sempre tantissimi gol per questo motivo, che hanno troppa libertà rispetto a una volta. Ecco, ne parlavamo prima a tavola, effettivamente è vero, l'Italia è sempre stata una grande scuola di difensori, ora c'è anche un vuoto in questo... Allora, era la patria dei difensori, eravamo riconosciuti in tutto il mondo come i più bravi difensori, venendo a mancare chi comunque insegnasse e il nostro modo di giocare è diventato difficile, e soprattutto anche perché le più grandi squadre, dalla Roma al Napoli all'Inter, la maggior parte dei giocatori sono stranieri, non puoi neanche andare a pescare nelle grandi squadre. È vero, perché se escludiamo quelli della Juve, se la Juve dovesse andare a prendere giocatori Milan, stranieri, non sì, avremmo nessuno di nessuno. Ecco perché abbiamo delle difficoltà comunque a portare in nazionale i giocatori, perché se dobbiamo pescare nelle seconde squadre diventa più difficile quando tu vai a giocare contro i grandi team avere dei giocatori validi. Chi ti piace come difensore assoluto del campionato italiano? Ma quello che esprime nel campionato italiano non sono tantissimi, va da Bonucci a Romagnoli a Chiellini, ma questi sono giocatori a Barzagli per dire, no? Però sono giocatori già con un certo passato. Le nuove leve, a me piaceva Caldara, però la Juve l'ha ceduto al Milan e il Milan non gioca. E diventa difficile comunque trovare i difensori giusti per questa nazionale. Oggi Vercud sarebbe il difensore più richiesto da tutte le squadre italiane. Chissà cosa guadagnerebbe oggi Pietro Vercud. Ma non solo Pietro Vercud, ma dico, ai miei tempi c'erano
grandissimi difensori in quasi tutte le squadre, perciò in questo momento di penuria di difensori sarebbe al massimo, pagati benissimo. Un consiglio invece agli allenatori di settore giovanile che vadano molte volte più all'attacco e non alla difesa. Effettivamente magari insegnano poco, si impara sin dall'inizio, no? Fin da bambino bisognerebbe dare i consigli. Sì, allora, il calcio comunque è fatto di due fasi. La fase offensiva quando hai la palla e la fase difensiva. Nella fase offensiva, bene o male, più o meno tutti riescono a far bene. Però il problema è che anche la squadra ha la palla nei piedi e la fase offensiva diventa difensiva. Bisogna insegnare questo momento. Questo momento lo insegnano in pochi perché pensano esclusivamente alla costruzione, ma come ho detto prima, il gioco non è fatto solo di quello, perché può essere bellissima anche una partita dove la squadra vince solamente 1-0. Chi l'ha detto che deve essere sempre fare 6 o 7 gol? Non è assolutamente detto, perché quando io vedo una squadra che prende 7 gol, dopo 2 minuti vado via. Sì, sì, esatto. Perché esatto. Non è neanche più interessante la cosa. Ultima domanda, ricordando Vierkud a Orsen Eagle, è mitico il tuo grande impegno e non sono solo fantasie, eri davvero molte volte l'ultimo ad andare via, e i famosi esercizi contro palla contro il muro. Di quelli ne ho fatti tantissimi, però non è tanto Orsen Eagle. Io quando agli ultimi anni, che avevo 40-41 anni e giocavo nel Piacenza gli ultimi anni, a fine allenamento io mi fermavo comunque sempre mezz'ora a palleggiare contro un muro o a fare qualcos'altro, perché anche a 41 anni comunque impari, tecnicamente impari sempre, perciò, e poi era un lavoro che mi piaceva fare e lo facevo ben volentieri. Vedi che certe volte non servono grandi cose, palla contro il muro è, sì. È il... L'ho fatta anche da giovane qua, okay. Però anche da vecchio. Ed è sempre attuale. Sì, soprattutto. Grazie Pietro. Prego. Ora è il momento del basket. Just fine before I met you. I drink too much and that's an issue, but I'm okay. Siamo qui con Antonio Munafò, il cuore pulsante del progetto Giovani Cantù. Ormai sono tanti anni che va avanti questo progetto, non è un progetto semplice immagino. La prima domanda che le faccio non è appunto come è nato, perché gliel'hanno chiesto in milioni di persone, ma è com'è ogni agosto, ogni giugno, ogni luglio ritrovarsi e ripartire con una nuova stagione, con nuovi ragazzi, con nuovi allenatori, con una nuova dirigenza e tutto, e organizzare una nuova annata. Sì, no, in effetti il progetto ha compiuto già i suoi 10 anni, più di appunto 10 anni che nasce il progetto Giovani in collaborazione con la Pallacanestro Cantù. Allora c'era Francesco Corrado come proprietario e presidente e ha sposato l'idea che io gli portai sul tavolo di creare un settore giovanile sganciato dalle problematiche della Pallacanestro Cantù e quindi che potesse vivere con, di vita propria. È stato un progetto che piano piano è cresciuto e oggi sì, ogni anno ci rinnoviamo, ma lo facciamo con la passione, abbiamo tanta gente all'interno del progetto che ci aiuta a crescere, quindi non è una cosa, non è un peso, è un piacere poterlo fare. Ecco, stanno anche arrivando i primi risultati, perché negli ultimi 3 anni avete vinto 2 campionati nazionali, l'Under 20 nel 2016 e qualche mese fa al campionato Under 16, quindi comunque anche i risultati stanno arrivando sul campo. Sì, i risultati sicuramente dei campionati italiani vinti sono la cosa che fanno più risalto, ma i risultati per noi sono vedere crescere dei ragazzi, crescere eticamente bene, crescere con i valori dello sport e diventare poi non solamente dei campioni di basket, ma diventare degli uomini, e questi sono i risultati più importanti per noi. Certo, raggiungere un titolo nazionale è una cosa di prestigio che ci aiuta anche comunque a farci ben seguire anche a livello nazionale. Di conseguenza sì, siamo molto felici dei risultati ottenuti. L'ultima domanda poi la lascio andare: cosa ne pensa della Pallacanestro Cantù della Serie A? Se ha avuto modo di vederla giocare in questo prestagione, inizio di annata? L'ho vista poco, l'ho seguito ovviamente quando è stato possibile in televisione. Come tutti gli anni, oramai la pallacanestro
di Serie A ogni anno è un'alchimia che deve nascere, e quindi è tutto da scoprire, ma non solo per Cantù ma per tutte le società. Quindi c'è sempre un ricambio di giocatori, un ricambio importante che non ci permette di dare un giudizio nell'immediato. Dobbiamo vedere un po' se tutte queste alchimie, appunto, di gioco tra allenatore e giocatore potranno poi dare i risultati dell'anno scorso, che sono stati molto, molto belli, insomma. Quindi speriamo anche quest'anno che si crei questa situazione favorevole. Grazie mille, in bocca al lupo e lunga vita al progetto Giovani Cantù. Grazie, grazie a voi, anzi un benvenuto a eSport, perché penso che uno strumento che voglia divulgare lo sport giovanile sia una cosa importante per tutti noi, per tutte le società comunque che ci mettono passione e impegno per far sì che dei giovani possano crescere con lo sport. Questo è un po' il nostro motto. Grazie anche a voi, quindi, e buona fortuna. Ora è il momento dell'hockey su ghiaccio. Buonasera, siamo qui con il presidente Ambrosoli, presidente dell'Hockey Como, e iniziamo subito con l'intervista. Prima domanda, quali sono i punti fondamentali per questa stagione dell'Hockey Como? Ah, per quanto riguarda la società, abbiamo chiaramente, noi abbiamo tantissime categorie, per cui tanti ragazzi, tanti bambini, e per cui dobbiamo sviluppare questo sport dai bambini piccoli, da quando iniziano, che iniziano a 4-5 anni. E all'inizio chiaramente per loro è un gioco, si devono divertire, crescere, imparare e poi appassionarsi a questo magnifico sport, e man mano appunto crescere per fare poi le varie categorie. Per quanto riguarda la prima squadra, facciamo il campionato italiano di hockey, Italian Hockey League, che è il massimo campionato che c'è in Italia. Abbiamo iniziato un poco allenamenti, perché non avevamo il ghiaccio all'inizio, perché il palazzetto era stato riaperto un po' in ritardo quest'anno, per cui le prime due partite non sono andate benissimo. Poi invece abbiamo pareggiato col Caldaro, che è in testa al campionato, e poi abbiamo vinto con FM, e ieri sera purtroppo abbiamo perso in trasferta. Speriamo di arrivare nelle prime 8, che sono quelle per accedere ai playoff. Ok, però questa stagione ci sono anche delle novità, per esempio accennava al fatto di due stranieri arrivati per aiutare la squadra. Sì, allora il campionato permette di schierare uno solo straniero, noi ne abbiamo due, perché abbiamo avuto l'occasione di prendere anche un ragazzo canadese. Canadese che è Marco Luciani, italo-canadese, e praticamente questo ragazzo qua è arrivato posto dal Canada per giocare con noi, e nel contempo c'è questo, invece abbiamo avuto l'occasione di prendere anche un ragazzo russo che si chiama Andrei Ivanov, molto giovane, che ha 20 anni, e che devo dire che è anche molto bravo. E per cui si stanno un po' alternando, un po' le prime due partite le ha giocate Luciani, adesso ha giocato un paio di partite Ivanov, si stanno un po' alternando, e è un bel aiuto per la prima squadra. Ok, ora una questione abbastanza scomoda per quanto riguarda gli spalti, perché sappiamo che l'anno scorso ci sono stati un po' di problemi. Sì, noi abbiamo praticamente giocato porte chiuse per un anno e mezzo, per una stagione e mezza, perché lo stadio non era agibile. Adesso stanno facendo dei lavori, quest'anno abbiamo l'abilitazione per giocare con 99 persone, cioè avere 99 persone di pubblico, che sono poche, però pare che spero entro Natale di avere lo stadio agibile al 100%. Termina qui il nostro video magazine, grazie a voi che ci avete seguito. In chiusura mandiamo un servizio sugli esordienti 2007 del Monte Solaro alle prese con il nostro quiz. Siamo qui a Monte Solaro con la squadra esordienti, a cui abbiamo proposto un nuovo quiz. Il calcio di rigore si tira da una distanza di 9 metri, 10 metri o 11 metri? La risposta corretta è 11 metri. La larghezza di una porta di Serie A è di 7,12, 7,22 o 7,32? La risposta corretta è 7,32. Chi guida la classifica marcatori in Serie A? Insigne, Immobile o Piatek? La risposta corretta è Piatek.
Il primo che ha consegnato non ha fatto nessuna risposta giusta, mi dispiace. Si chiama? Chiama Tommaso Botto. Poi il secondo ne ha fatte due giuste, quindi hai buone possibilità di vincere. Uno, due, tre giuste. Chi? Abbiamo un vincitore, Stefano. Bravissimo. Un applauso a Stefano. Ciao Stefano. Bravo Stefano. Siamo qui con Stefano, il vincitore del nostro quiz. Questo è il tuo pallone e complimenti Stefano, fategli un applauso dal nostro compagno. Volevo chiederti, qual è il tuo calciatore preferito? Messi. E perché? Perché sa dribblare e ha vinto 4 palloni d'oro di fila e anche di più, non lo so quanti. E tu in che ruolo giochi? Centrocampista centrale. Da quanto tempo giochi a calcio? Dalla prima elementare. Bravissimo Stefano, complimenti ancora. Siamo qui con Alessandro Saraceno, allenatore della squadra esordienti del Monte Solaro, che tra l'altro è anche un membro del nostro team eSport. Ma quante cose fai? Troppe. E quali sono le prospettive per questa squadra? Beh, a livello di risultati non è una cosa che mi interessa, lo diciamo sempre anche ai ragazzi, a noi interessa che si divertano anzitutto e in secondo luogo che migliorino. Noi partiamo sempre da un punto e l'obiettivo è salire di livello durante la stagione, poi hanno 12 anni, 11 anni, quindi hanno ancora tanto tempo per crescere, per migliorare. E per farli migliorare quante volte a settimana gli alleni? Ci alleniamo lunedì e mercoledì dalle 7:15 alle 8:45. Siete tutti molto impegnati. Da chi è composto lo staff? Io sono il, tra virgolette, capo allenatore, poi c'è il mio vice Giovanni Porro che è qui con me e poi siamo fortunati ad avere due bravissimi dirigenti, Vito ed Eugenio, che ci seguono durante tutte le partite. Sono davvero due grandissime persone. Questo è Giovanni. Buonasera. Buonasera.